Siamo con Mimmo Lapesa, presidente di Roombet.it. Buonasera. Buonasera a lei. Abbiamo presentato il progetto a luglio 2011, 15 novembre 2011 Roombet.it sarà online. Questa è una cosa bellissima, tutti lo aspettavano. Come arriva Roombet online? Su che piattaforma? Dove si appoggia? Si appoggia a una sua piattaforma tutta sua, appunto? Noi ci appoggiamo, sì, abbiamo una piattaforma tutta nostra, ci appoggiamo su Skill Poker. Siamo una community formata da tre soggetti indipendenti, siamo noi, Italy Poker e BetPro. Comunque siete già tre realtà che nel mondo del poker sono affermate. Roombet entra online adesso il 15 novembre, le altre due realtà sono già nel mondo del poker da anni, hanno dimostrato anche una certa solidità. Questa partnership da dove arriva? Sinceramente arriva da un rapporto nato, non dico per caso, per conoscenza. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e, come si può dire, sposati. Quindi vi siete trovate? Ci siamo trovati, sì. Diciamo che Roombet e molte emozioni. Voi ci avete emozionato dal primo momento, quando a luglio avete fatto, insomma, fare da intrattenitore ad un ospite d'eccezione, tra virgolette, cioè Claudio Baglioni, un nome che parla da solo. E non solo, c'era Claudio Baglioni, c'era il nostro frontman, chiamiamolo così, come Max Biaggi, c'era Gigi Ferrara, c'erano tanti amici che hanno sposato questo progetto. Questo progetto, che è un progetto che da alcuni versi è stato anche criticato, dice: ma come fate tutto questo, voi non siete ancora online? La scelta è stata molto, penso, motivata di non andare subito. È stata mirata, non è andata online, in quanto se andavo online il 16 di luglio non mi conosceva nessuno. Ecco, giustamente, se non venivo conosciuto nessuno si fidava, nessuno veniva a giocare su di noi. Ci siamo fatti conoscere in questi mesi e sono contento che, come hai detto tu prima, tutti aspettano la nostra apertura. Assolutamente, anche perché io ho avuto modo di andare un po' in giro tra i vari forum di settore e la domanda ricorrente è: ma Roombet quando apre? Roombet apre il 15 novembre 2011, Roombet è arrivata, Roombet è anche il connubio di glamour e poker, quindi di intrattenimento, di festa, di mondanità, ma non solo. Cioè, voi state portando un modello che è quello del mondo dello spettacolo un po' nel mondo del poker. Sì, noi arriviamo dopo un percorso che sinceramente è stato impegnativo ma entusiasmante. Ci siamo divertiti, e questo è importante. Abbiamo una squadra che ci ha permesso anche di fare dei buoni risultati. E in ogni caso siamo arrivati al punto che oggi come oggi siamo contenti del progetto che abbiamo realizzato. E sicuramente siamo solo all'inizio. Infatti siete solo all'inizio. Due domande mi vengono. Una alla squadra. Durante la conferenza stampa è stato evidenziato un po' il fatto che Roombet.it ha un team pro vocato principalmente al gioco cash. Sì, la nostra prerogativa è il gioco cash. Infatti si vede dei giocatori che sponsorizziamo. Certamente non disegniamo anche altre cose, ma il nostro core business è il cash. Un'altra cosa. Andando sempre su internet ho visto che per registrarsi su Roombet.it tu appena ti registri voi regalate 50 euro, senza obbligo di deposito, senza niente, cioè tu ti registri 50 euro. Come ti dicevo prima, venite a provarci, noi per farci provare vi regaliamo 50 euro, dopo se vi trovate bene rimanete, se non vi trovate bene non avete speso nulla. Personalmente, da quello che vedo, che abbiamo visto, da quello che vedremo, mi sembra che non trovarsi bene con Roombet non sia cosa facile. Detto questo, sicuramente ognuno provare. Allora, noi rinviamo a tutti gli amici, provate, appena vi registrate sono 50 euro, dal 15 novembre potete confrontarvi con campioni del calibro di Dario San Martino, Irene Baroni, Della Penna, e Triolo e quant'altro, quindi che dire, buon gioco. Buon gioco a tutti e divertiamoci principalmente, senza esagerare. Esatto, giochiamo responsabilmente. Sempre senza esagerare. Grazie Mimmo. Okay, buona serata. A te, ciao.